Souvlaki è un ballo pericoloso e la Grecia lo sta danzando sull'orlo del suo abisso. Che cosa sta succedendo in Grecia? Sembrerebbe complicato, in realtà è più semplice di quanto non si possa pensare. I greci hanno truccato i loro conti, hanno peccato nel senso di concedersi uno standard di esistenza come economia generale assolutamente al di fuori della loro portata, hanno dilatato la spesa pubblica, sono stati generosi in modo imbroglione, illusorio con se stessi. E sotto il dominio del partito della destra di Nea Demokratia è successo che la crisi è arrivata a un punto di non ritorno. Cosa significa questo? Significa, è molto, molto chiaro a tutti, che nessuno ha più voglia di scommettere sulla Grecia, nessuno ha più fiducia sulla Grecia. Quando dico nessuno, che cosa intendo? Intendo non soltanto i tedeschi, i finlandesi, gli olandesi, cioè gli europei del nord ricchi, che sono i maggiori contributori del fondo che serve per riparare la Grecia dal fallimento, perché la Grecia è sull'orlo del fallimento, anzi è tecnicamente già fallita secondo la maggioranza degli analisti internazionali. Quando dico nessuno scommette sulla Grecia mi riferisco anche più in generale ai mercati che sono in tutto il mondo, nei fondi americani, nell'Oregon, in Asia, insomma nel mondo globalizzato la Grecia è considerata una spazzatura finanziaria, un paese illiquido e insolvente, dove non c'è più il becco d'un quattrino, dove il ripagare diciamo, i propri debiti non è più alla portata né del governo, né delle banche, tantomeno di nessuno. E questo è un ballo pericoloso, perché che è successo? È successo che la Grecia ha curato questo fallimentare debito pubblico per imposizione della famosa Troica, Fondo Monetario Internazionale, Comunità Europea e Banca Centrale Europea, in un modo che ha aggravato il problema invece di risolverlo. Invece di ristrutturare il debito, consolidarlo, cercare una soluzione strutturale che fosse compatibile con la sopravvivenza della Grecia dentro la moneta unica, perché il problema è sempre quello, è l'euro, la moneta unica, altrimenti se la Grecia avesse la dracma avrebbe già svalutato chissà quante volte, avrebbe pagato il fio di una drammatica situazione economica, ma non ci sarebbe il contagio, non ci sarebbe il drammone continentale che la circonda e non ci sarebbe nemmeno l'ordalia, non ci sarebbe la sensazione di essere espropriati della sovranità, umiliati, perché cosa chiede la Troica alla Grecia? Una volta gli propone un commissario, una volta gli dice ti do i soldi per pagare il tuo fallimento, il tuo debito, però li metto su un conto specifico che rimane sotto il mio controllo, un'altra volta gli vieta di fare un referendum, poi gli fa fare un governo con l'ex vicepresidente della Banca Centrale Europea, Papademos. Insomma, l'esproprio di sovranità, il senso di avere perso le redini che stavano sul collo del cavallo nazionale, aggrava tutto e aggrava tutti i conti, soprattutto la questione fondamentale è che la Grecia non solo non cresce, ma decresce, c'è la decrescita, quella che molti si augurano come cura per un Occidente troppo imbaldanzito, in Grecia c'è, e la decrescita vuol dire le cose che sappiamo, che le pensioni vengono decurtate, gli impiegati pubblici licenziati, che diventa veramente difficile mettere insieme il pranzo con la cena, che il lavoro manca, che la disoccupazione scatta al 25%, tutte le conseguenze drammatiche per le quali naturalmente possiamo solo provare compassione e anche simpatia, tanto più in quanto c'è l'umiliazione politica e civile di un paese, non solo la sua decadenza, che durerà probabilmente per anni. Che lezione ne viene per l'Italia? Una lezione abbastanza allarmante. Noi non siamo in quello stato e probabilmente non lo saremo mai, un po' per qualche residuo merito che questo sistema, che è il nostro paese, ha acquisito, un po' per tante altre ragioni strutturali, perché siamo un paese produttore, industriale, manifatturiero, non viviamo solo di turismo, di pesca e di poco più che quello. Però noi siamo, da questo punto di vista, in una situazione
analoga. Perché? Perché abbiamo un debito alto e non cresciamo, non si sviluppa la nostra economia. Siamo anche noi entrati in una fase meno drammatica, più morbida di recessione e nonostante l'ottimismo giustificato sulla cura Monti, tutti si chiedono basterà la cura Monti a evitare una situazione di crisi prolungata, profonda? Bastano le tasse? Basta l'aumento dell'IVA? Bastano le accise sui carburanti? Basta l'accordo sul mercato del lavoro che pare sia imminente? Bastano le liberalizzazioni così ancora un po' timide? Basta il decreto sulla semplificazione? Bastano gli interventi della Banca Centrale Europea che rafforzano le banche? Molti dicono no. E se non basta quello bisogna agire sullo stock del debito, cioè non essere più disciplinati anno per anno, ma eliminare quella massa debitoria, una parte di quella massa debitoria che opprime la nostra economia. È una cosa dura, bisognerà trovare il modo di farlo, ma bisognerà farlo e anche la spesa andrà abbattuta conseguentemente se vogliamo che la cura Monti produca alla fine i suoi effetti e ci eviti di ballare balli troppo pericolosi. Ci vediamo di nuovo lunedì prossimo perché da domani c'è Sanremo e tanti auguri a Sanremo. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.